Ciao a tutti, oggi faremo questa mattonella qui, che è la mattonella più facile secondo me di tutta la serie, perché viene lavorata solo con maglia alta, non c'ha catenelle, cose in giro, eccetto questa parte iniziale che sono tre gruppi, quattro gruppi da 3 catenelle con 2 catenelle separate, quattro gruppi di maglie alte con 2 catenelle di separazione, il resto sono solo maglie alte. La mia è venuta un po' ondulata perché no, l'ultima lana è più grossa rispetto a questa qui, ma con una stiratina di ferro verrà perfetta. Quindi vi lascio al tutorial che ripeto facilissimo. Ciao a tutti. Iniziamo questo tutorial facendo il nostro cerchio magico, dove all'interno faremo 4 gruppi di maglie alte, quindi questa è la prima maglia alta, facciamo questi 4 gruppi di 3 maglie alte separati da 2 catenelle, quindi 3. Questa è una delle mattonelle più facili secondo me in assoluto. 2, secondo, quindi 4 gruppi da 3 maglie alte all'interno del cerchio magico. Allora facciamo le ultime 2 catenelle e ci agganciamo nel terzo qui e chiudiamo. Cambiamo colore, cambiamo colore e andiamo a posizionarci proprio qua dove faremo le prime 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, e ancora un gruppo, quindi di 3 catenelle, di 3 maglie alte, quindi una e 2. Adesso dobbiamo andare a lavorare le maglie alte sopra ai gruppi, quindi iniziamo qui e facciamo la prima maglia alta, una, poi faremo la seconda e la terza, e di nuovo nell'angolo facciamo 3 maglie alte, una, due, tre, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte per fare l'angolo, 1, 3. Togliamo le codine e ancora 3 maglie alte sopra le 3 maglie alte sottostanti, quindi una praticamente. Ecco, questa sarebbe sopra a questa, poi una, due, le codine poi le tagliamo alla fine, e tre. E adesso facciamo nuovamente 3 maglie alte all'interno dell'angolo, quindi una, due e tre, le separiamo da 2 catenelle e ancora nell'angolo altre 3 maglie alte, una, due e tre. Poi andremo a fare
le 3 maglie alte sopra alle maglie alte sottostanti, quindi la prima, ecco, e quindi proseguiamo così per tutto il giro. Allora, siamo arrivati all'angolo, all'ultimo angolo dove avevo iniziato con 3 maglie alte, e adesso chiudiamo qui con una maglia bassissima e tagliamo il filo. Ok, quindi proseguiamo cambiando colore. E non dobbiamo fare altro che proseguire con lo stesso andamento, cioè all'interno dell'angolo faremo due gruppi da 3 maglie alte separate da 2 catenelle. Quindi cominciamo con il primo gruppo. Uno, questo è il primo gruppo da 3. Ci portiamo dietro la codina. Poi andremo a fare la maglia alta sulla maglia alta, quindi una, e così continuiamo per tutto il giro, cioè praticamente è come il giro sottostante. Ovviamente avremo più maglie alte da fare perché abbiamo ingrandito. Qui abbiamo e la nostra mattonella numero 20 sarà la più facile. Continuiamo così. Io volevo fare almeno 5 giri, quindi vi faccio vedere adesso fino all'angolo. Qui all'angolo nuovamente faremo, ecco, un gruppo da 3 separato da 2 catenelle. Ecco qui. E continuiamo. E siamo arrivati al terzo giro. Io sto utilizzando proprio una lana che ho da tantissimo tempo. Questa è proprio lana e non è acrilico. Allora, sempre l'uncinetto è il numero 4. Andiamo così tutto il giro. Iniziamo quindi il quarto giro che sarà identico ai giri sottostanti, cioè proprio non c'è nessuna differenza. Ecco qui. Procediamo. Identico, quindi faremo 3, poi faremo una maglia proprio qui all'interno, eccola, qua. E così via, cioè continuiamo praticamente con lo stesso andamento di sotto e nella stessa maniera faremo anche l'ultimo giro che è il quinto, ovviamente cambiando il colore 1, 2, 3, 4. E quindi il quinto giro che sarà l'ultimo. Questa è una mattonella che potete fare così all'infinito. Partire dal centro e andare avanti per la grandezza che vi serve, qualsiasi misura è perfetta. È un po' come la granny square classica, che io ancora non ho fatto il tutorial, ma perché mi sembra inutile, però prima o poi lo farò. Ok.
E andiamo avanti così fino alla fine. Ok, io ho deciso di fare solo 4 giri perché mi serviva così. Cioè, la grandezza per me va bene così perché ne ho alcune che più o meno, ecco, se continuavo poi uscivamo fu proprio fuori dalla misura. Quindi, proprio per rimanere in tema di grandezza come vi pare, io ne ho fatte solo 4. Ok, quindi vi lascio e grazie per aver partecipato alla visione di questo mio tutorial. Ciao a tutti!